Il mio libro parla di un'avventura, l'avventura di andare alla scoperta di un personaggio, una donna che tutti volevano cancellata, quindi non è stato facile trovare la storia, ma è la verità. Tutto nasce dall'incontro con una fotografia, che poi è la fotografia sulla copertina del libro. Nel 2007 io mi trovavo in India, a Mumbai, per un lavoro che stavo facendo con uno scrittore indiano. Ho avuto un giorno di libertà e sono andata a fare un giro per la città e ho visitato un museo dove c'era una mostra che ho trovato tutto sommato per me poco interessante, pensavo. Era una mostra dedicata a un archivio di un grande fotografo scomparso irlandese degli anni 20 e 30. E l'archivio anche era stato dimenticato in una soffitta per tantissimi anni ed era appena stato ritrovato. Quindi per questa ragione non si erano mai viste queste foto. Le foto erano ritratti di Maharaja e Maharani degli anni 20 e 30. E io pensavo che non mi interessassero perché era una mostra curata dal Victoria and Albert Museum e ho pensato, ho 24 ore da passare a Mumbai, non perché sprecarle per una cosa che viene da Londra. E all'inizio i miei pregiudizi mi sembravano confermati, c'erano queste anche bellissime fotografie, ma di questi Maharaja molto corpulenti, coperti di gioielli, era una cosa che non incontrava neanche il mio gusto. Forse anche per questo mi ha colpito tantissimo l'immagine di questa donna molto molto bella che aveva 20 anni all'epoca del ritratto, 1924, con un sari meraviglioso, impalpabile, tutto ricamato d'oro e d'argento e relativamente pochi gioielli invece. La didascalia soprattutto era la cosa che mi ha colpito di più. Diceva che la donna raffigurata era la figlia del Maharaja di Kapurthala, che era la moglie che aveva sposato il Raja di Mandi, che era stata educata in Inghilterra e in Francia, veniva da una famiglia fortemente francofila, a casa parlavano francese, aveva casa a Parigi, aveva vissuto negli anni 30 a Parigi e dove stranamente era rimasta fino all'arrivo dei tedeschi nel 1939-40. Era stata arrestata nel 1940 e si diceva che questo fosse successo perché aveva venduto i suoi gioielli per aiutare degli ebrei a lasciare la Francia. Era stata mandata in campo di concentramento dove era morta un anno dopo. Ero rimasta molto colpita da questa storia che non avevo mai sentito e ho cominciato a fare delle ricerche per conto mio per capire che cosa era veramente successo. Il romanzo è la storia veramente basata su fatti reali, quindi scritta in modo letterario, ma è una storia vera, ed è la storia di quello che è realmente accaduto, che è diverso ed è molto più complesso e dà un'idea molto più grande in realtà di un mondo e di che cosa è successo sia in quegli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale, a questa donna che si trovava in effetti a Parigi e che fu in effetti arrestata, sia della fine del Raj, dell'impero britannico in India, degli eventi che hanno portato alla fine dell'impero nel 47, la nascita della nuova India e il declino della famiglia di lei, dei suoi figli e dei suoi eredi, sia delle perdite personali molto forti, come avrei poi scoperto presto quando trovai la figlia di lei, che aveva all'epoca 78 anni e che oggi ne ha 92, ancora viva, che si chiama Bubbles, e che mi raccontò di essere stata abbandonata dalla madre nel 1933 insieme a tutto il resto della famiglia, perché la madre era partita per Parigi e non l'aveva mai più rivista. E quindi quella che per me era stata una curiosità, cos'è veramente successo? È una Schindler's List questa storia oppure no? Ho poi scoperto che si è fusa, diciamo, questa mia curiosità si è fusa con una curiosità molto più forte, molto più impellente, molto con altre motivazioni della figlia che mi ha detto, avevo 4 anni quando mia madre ci ha abbandonato, e nessuno ha mai più parlato di lei nella mia famiglia
Non ho la più pallida idea di cosa sia successo, per favore aiutami a scoprirlo.